Buona giornata a tutti, bentornati all'appuntamento settimanale con la buona notizia. Siamo all'appuntamento, allo stile consueto, quello che ci caratterizza nell'anno pastorale, tra il commento al Vangelo e naturalmente gli servizi che riguardano la vita della Chiesa diocesana. Di cosa parliamo oggi? Anzitutto un'intervista al Vescovo Tremolada che ci aiuta a entrare nei temi della lettera pastorale e poi gli appuntamenti diocesani che si sono susseguiti nei giorni scorsi tra convegno del clero, appuntamento con le religiose e degli operatori pastorali alla scoperta del bello del vivere. A Lograto si è conclusa la festa della Voce del Popolo con una serata ancora dedicata alla lettera pastorale con alcuni protagonisti tra cui il sindaco di Brescia, il rettore dell'università e Don Mario Neva. Lo splendore di Bagnolo, la chiesa restituita alla comunità dopo un restauro estremamente importante e consistente. Con Don Roberto Scoldati concluderemo con le quattro parole alla scoperta delle attività della Scuola di Musica Santa Cecilia. Don Marco Mori ci accompagna nel commento al Vangelo di queste settimane, già direttore dell'ufficio oratorio, ormai impegnato nella pastorale in città. Tu sei il Cristo, sono le parole di Pietro davanti alla richiesta di Gesù agli apostoli nell'incontro di Cesarea di Filippo alla scoperta appunto della sua vera identità. Ascoltiamo il Vangelo e il commento di Don Marco. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo. E per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?» Ed essi gli risposero: «Giovanni Battista, altri dicono Elia e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». Ci sono alcune domande nella vita che ci definiscono, alcune parole che ci aiutano a vivere oppure a vivere sempre di più, altre che invece ci definiscono nel male. Quando diciamo a una persona ti amo, la posizione che assumiamo nei confronti di quella persona diventa eterna, bella, decisa. Mettiamo posizione fra noi e questa persona. La domanda che Gesù fa ai discepoli: ma voi chi dite che io sia? Pietro che risponde: tu sei il Cristo. E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e degli scribi, venire ucciso e dopo tre giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Il cammino poi a volte si fa anche un po' strano, perché quella risposta serve a Gesù perché lui possa dire veramente tutto ai discepoli, anche quello che ai discepoli non piace, tant'è che Pietro poi si prende il rimprovero da Gesù di andare continuamente dietro a lui. Ecco, questo è il primo modo di fare del bene. Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà». Non dobbiamo spaventarci se Gesù ci rimprovera e ci dice continuamente di andare dietro a Lui. Ci dobbiamo spaventare quando noi non riusciamo a dire queste parole al Signore: tu sei il Cristo, perché è da lì che nasce anche tutta la forza della fede, il cammino della speranza dietro a Lui e la fiducia che il Signore non ci molla mai, che ci tiene dietro, ma non semplicemente perché noi camminiamo non da figli, ma ci tiene per mano, ci trascina con Lui e sappiamo che la pienezza della vita ce l'assicura. Il Vescovo Pierantonio e il bello di vivere. Un'intervista che il Vescovo ci ha rilasciato qualche settimana fa ci aiuta a entrare nei contenuti della sua prima lettera pastorale. Vogliamo ascoltarne un estratto e poi rimandare al nostro canale YouTube della Voce del Popolo per ascoltare l'intervista integrale. La domanda
che già mi ero posto pensando alla, al primo discorso, alla prima omelia che avrei fatto venendo a Brescia. E era una domanda che sentivo come particolarmente importante, perché l'inizio poi segna il cammino. Occorre chiedersi darsi una risposta: che cosa ti sta particolarmente a cuore, da che cosa vorresti partire, come vorresti impostare il cammino, su che cosa ritieni ci si debba concentrare essenzialmente. E da subito io ho immaginato che la risposta dovesse abbracciare un orizzonte ampio, cioè non si trattava semplicemente di mettere a tema un argomento, il primo di tanti, ma appunto di delineare un cammino, di indicare un percorso. E a me è rimasta sempre impressa quella lettera che scrisse Giovanni Paolo II all'inizio del nuovo millennio. La sua tesi di fondo, diciamo così, la sua convinzione principale era questa, che cioè la Chiesa dovesse nel nuovo millennio camminare su due binari. Il primo è la contemplazione del volto di Gesù, il volto di Cristo, e secondo la testimonianza della santità. Ecco, da qui questa scelta. La santità per me è il cammino di santificazione che in questi anni vorremmo compiere insieme come Chiesa. È una prospettiva, non è un argomento. Questa prospettiva poi, essendo esperienza di vita, dovrà poi concretizzarsi. Ci sono degli aspetti che la costituiscono, avremo modo di sottolinearli, ma questa è la prospettiva di fondo. E aggiungo, questa convinzione poi si è rafforzata quando abbiamo avuto, abbastanza presto in verità, la conferma della canonizzazione di Paolo VI. E allora mi sono detto: anche questo è un messaggio per noi, che Paolo VI venga proclamato santo significa che forse anche grazie a lui noi dobbiamo metterci in questa strada, e quindi interrogarci su che cosa significa per noi camminare nella santità. Il bello di vivere la lettera pastorale è uscita intorno al 20 di agosto e già molti l'hanno acquistata e ha raggiunto, diciamo, molti dei nostri sacerdoti, religiose e operatori pastorali che si sono riuniti a convegno nelle scorse settimane. La lettera ora tocca tutte le comunità parrocchiali e la comunità diocesana nel suo insieme. Altri saranno le occasioni sul territorio dell'incontro con il Vescovo nelle zone pastorali. Sono tanti gli appuntamenti di settembre dedicati alla presentazione della lettera pastorale del Vescovo Tremolada. Tra questi il convegno del clero ospitato all'Istituto Paolo VI di Concesio, l'incontro con i consacrati e quello con gli operatori pastorali. Nella sua prima lettera alla diocesi il Vescovo ha sottolineato i tanti volti della santità e in questo anno pastorale esorta le comunità parrocchiali a mettere al centro la preghiera. Il primo di questi elementi che da subito io vorrei mettere in evidenza è quello della preghiera. Non è possibile immaginare un'esperienza di santità senza la preghiera. Io vorrei partire da qui, non è l'unico elemento. C'è per esempio un altro molto importante, che è la vita sacramentale, l'Eucaristia, la riconciliazione, c'è la carità, Ci torneremo su questi di anno in anno, ma dentro questo orizzonte che adesso apriamo, noi vorremmo nei prossimi anni insieme, come Chiesa qui a Brescia, compiere un cammino di santificazione. Nella lettera non ci sono volutamente delle facili ricette, ma un tentativo di avvicinare i santi all'uomo contemporaneo. Nelle prossime settimane la lettera sarà presentata dal Vescovo anche nei vicariati territoriali della diocesi. Mercoledì 3 ottobre a Salò,
giovedì 4 ottobre a Montichiari, martedì 9 ottobre a Inzino, giovedì 11 ottobre al villaggio prealpino. Nel solco della lettera pastorale, la Buona Notizia e la Voce del Popolo invitano gli oratori e le parrocchie a raccontare con un video i tanti volti della santità bresciana. Oltre alla lettera pastorale è in distribuzione anche il testo L'arte del camminare insieme, una pubblicazione che ospita le riflessioni del Vescovo Tremolada sulla sinodalità e il consigliare nella Chiesa. Nella prima parte l'omelia pronunciata dal Vescovo durante la messa crismale del 29 marzo scorso. La seconda parte, Consigliare nella Chiesa, è invece un documento pensato soprattutto per chi avverte come importante e urgente il proprio impegno per la costruzione delle comunità ecclesiali locali. Come da tradizione, a Lograto anche quest'anno si è tenuta la festa di voce. Tre giorni di festa per ritrovare l'incontro tra i lettori e il settimanale diocesano che si è concluso il 10 di settembre con un dibattito sul tema della lettera pastorale presente il Vescovo Pierantonio. La bellezza della vita e della santità in una serata con il Vescovo Pierantonio. Lunedì scorso, la terza e ultima giornata della festa del settimanale diocesano, è stata animata da un dibattito dal titolo Il bello del vivere, il tema della prima lettera pastorale del Vescovo. Emilio Del Bono, sindaco di Brescia, Maurizio Tira, rettore dell'Università degli Studi di Brescia e Don Mario Neva, fidei donum a Montreal, si sono confrontati con il Vescovo Pierantonio. Il bene si può raccontare facendo bene il proprio lavoro, prima di tutto, nella comunità universitaria, dando valore ai giovani che studiano da noi, valorizzando le persone che si impegnano anche oltre il loro dovere. Come giustamente ricorda il Vescovo, il tema che oggi ci dobbiamo porre è perché c'è il bene e perché c'è tanto bene, perché abbiamo l'esigenza di far invertire questa percezione dove prevale solo il male, dove siamo assolutamente immersi in una negatività dalla quale non c'è speranza. Raccontare storie di bene vuol dire anche appunto proiettare in termini di fiducia e di speranza il futuro, e noi abbiamo bisogno di futuro e di testimonianza perché i ragazzi, i giovani, le nuove generazioni si sentano anche rimotivate in un'esperienza nuova di fede. Hanno scandito le serate le video interviste Il bello di vivere, che hanno mostrato come ognuno può vivere la santità tutti i giorni. Le testimonianze sono fruibili sul sito della Diocesi di Brescia e sul canale YouTube di La Voce del Popolo. Non è consueto un restauro complessivo di una chiesa, accade qualche volta nelle nostre comunità, è accaduto a Bagnolo, dove domenica 9 di settembre con una celebrazione eucaristica si è inaugurato il restauro della sua basilica minore. Lo splendore di Bagnolo che ritrova la sua chiesa parrocchiale completamente restaurata. Celebriamo questa Eucaristia in questa bella chiesa, a conclusione di un lavoro molto ben condotto e molto ben pensato, il restauro della chiesa stessa. Perché giustamente la bellezza fa parte dell'esperienza della fede, come ha ricordato bene anche Don Severino. La bellezza. Non possiamo vivere senza la bellezza. La Basilica Minore della Visitazione di Maria Vergine risplende di nuova luce dopo i lavori di restauro durati 3 anni. Grande festa per la comunità di Bagnolo Mella che la scorsa domenica ha ospitato il Vescovo Pierantonio per celebrare il nuovo volto della chiesa parrocchiale. La comunità ha salutato anche il parroco, Monsignor Severino Chiari, che guidava la parrocchia dal 2002. Significa ripercorrere le tappe della nostra storia della comunità di Bagnolo e la storia della nostra fede. E ricordare che noi abbiamo ricevuto tanto dai nostri padri, la Chiesa è un segno della loro eredità culturale, storica, eccetera, ma soprattutto della loro fede, gente che ha creduto. L'intervento, grazie alla sinergia tra parrocchia, amministrazione comunale, soprintendenza e Fondazione Comunità Bresciana, ha permesso di rimuovere la patina di decenni di umidità e infiltrazioni, riportando la basilica al suo splendore originario. L'intervento di restauro ha interessato tutte le superfici decorative della chiesa, tutto l'apparato decorativo. Per cui è stato un lavoro imponente per oltre 6.000 metri e un lavoro che era necessario in quanto
tutto questo apparato decorativo era rimasto gravemente danneggiato da un vecchio impianto di riscaldamento obsoleto e da infiltrazioni d'acqua che sono entrate dalle coperture, mettendo anche a repentaglio la sicurezza per quanto concerne l'ancoraggio di alcuni stucchi che erano in equilibrio molto precario. Un vero e proprio gioiello riscoperto, donato da e per la comunità di Bagnolo nel nome della luce e della bellezza, simboli più volte sottolineati dal Vescovo come segno di fede e vita. E con noi oggi Don Roberto Soldati, docente della Scuola di Musica Santa Cecilia, una esperienza e una istituzione diocesana che ha a cuore uno scopo e un obiettivo, Don Roberto. Sì, direi che se volessimo trovare uno slogan potremmo dire far crescere con la musica, perché la musica fa crescere la persona in tutte le sue in tutti i suoi aspetti e in tutti i suoi ambiti, per cui questo riguarda sia l'utilizzo poi della musica nell'ambito liturgico, nell'ambito della vita di fede, per cui si sa che l'aspetto musicale è molto arricchente e può aiutare moltissimo la vita di fede, la vita di preghiera a livello comunitario e anche personale, ma poi anche la musica in senso molto più ampio. E l'attenzione della nostra scuola è sia nel primo settore, quindi nella formazione di coloro che si occuperanno della musica nel servizio liturgico, sia di coloro che desiderano semplicemente vivere la musica e fare musica per il proprio arricchimento personale e anche per arricchire poi gli altri con il dono di ciò che riescono ad ottenere. Diciamo che la scuola è anche organizzata, insomma, in una serie di corsi, di realtà molto, come dire, articolate e ormai strutturate. Ci sono delle attenzioni particolari che voi tenete e che vi stanno particolarmente a cuore? Beh, certamente il fine primario della scuola, come dicevo, è quello di formare gli operatori musicali della liturgia, per cui ci sono tantissime proposte che vanno dal canto gregoriano alla realtà del laboratorio di musica corale e di direzione di coro, allo studio dell'organo, sono alla lettura espressiva, al corso di latino liturgico che aiuta per esempio a approcciarsi ad alcuni testi profondissimi, ad esempio del canto gregoriano, per comprenderli anche da parte di chi magari il latino non l'ha mai studiato o l'ha studiato tanti anni fa. Poi l'aspetto musicale in senso più ampio parte da una idea di fondo, quella cioè che noi siamo uno strumento musicale, per cui fin dai bambini più piccoli, dai 4 anni, proponiamo una percorso per la presa di coscienza della propria corporeità, dalla respirazione al senso ritmico, al coordinare anche il corpo e poi a usare bene la voce, perché noi siamo lo strumento musicale di noi stessi, che poi può anche estendersi nell'uso poi di uno strumento musicale come qualcos'altro che tu prendi e suoni, però dopo aver vissuto in modo profondo questo percorso, direi propedeutico, che può scaturire anche in un'altra proposta molto importante e bella della nostra scuola, che è il coro di Voci Bianche Santa Cecilia. Spezzo una lancia per dire anche coloro che, le famiglie che avessero bambini, ragazzi che vogliono partecipare a questo coro, basta mettersi in contatto con la segreteria e eventualmente incontrarsi per vedere se può essere un'attività adatta a loro. Bene, questo aspetto. Poi direi che un altro ambito che vorrei sottolineare è il rapporto della Scuola Diocesana Santa Cecilia con il mondo della scuola, sia per quanto riguarda gli alunni che per quanto riguarda i docenti. Per gli alunni partiamo fin dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, soprattutto con un'attività che si chiama Wonderful Machine, alla scoperta dell'organo. Possono venire da noi, totalmente gratuita la proposta, e vivere un'ora e mezza di ascolto, di visione, per entrare anche proprio fisicamente nella stanza segreta dell'organo e scoprirne tutte le potenzialità e anche quelle cose misteriose che tutti si chiedono ma che pochissimi vedono. Oppure anche organizzarlo in loco, ad esempio. C'è un posto, un paese dove c'è un organo bello, particolare, noi siamo disposti ad andare. Stessa cosa anche per i parroci o per i confratelli curati, mi permetto di invitarci per questo. E poi per il mondo invece dei più grandi studenti, soprattutto il corso Musiche e Storia Musiche,
Musica, storia, musica è un ciclo a tematiche di ascolto e approfondimento musicologico e storico sulla musica, che ha un'apertura culturale molto ampio anche su tutte le altre discipline del sapere umanistico, tenuta dal maestro Francesco Iuliano con grande successo da tantissimi anni. Gli studenti, soprattutto delle scuole umanistiche degli ultimi anni, che magari devono preparare alla maturità, possono vivere dei momenti molto arricchenti, ma anche gli insegnanti, soprattutto grazie ad un protocollo d'intesa che la scuola diocesana ha stipulato con la scuola editrice, per cui è possibile anche con la carta del docente acquistare sulla loro piattaforma online alcuni pacchetti di incontri di lezioni, e su richiesta questo è anche certificabile per la loro, il loro curriculum. No, Roberto, sarebbero tantissime naturalmente le cose. Come si possono conoscere queste attività e magari anche iscriversi, conoscere appunto l'attività della scuola? Abbiamo un sito che riporta tutto ciò che si può e si vuole sapere, che è www.santaceciliabrescia.it, ovviamente anche con la possibilità di contattare la segreteria e la direzione, di venirci a trovare, e proprio sul venirci a trovare direi che l'occasione giusta è quella del 22 di settembre. Sabato 22, il pomeriggio alle 15, inizia l'Open Day in preparazione delle iscrizioni, che termineranno il 6 di ottobre, anche se abbiamo sempre una grande elasticità, certamente. Questo Open Day comincerà con anche il vedere all'opera chi fa musica, partendo dalla scuola diocesana, per cui il coro di voci bianche, la realtà del Dipartimento di Musica Antica, tante altre cose penso che possano essere interessanti, e poi visitare i locali della scuola e anche incontrare i docenti delle varie, dei vari strumenti, delle varie attività. Naturalmente la scuola è in via Bollani 20 a Brescia, e quindi ricordiamo anche un po' l'indirizzo. Ringraziamo anche Don Roberto di essere stato con noi e di averci aiutato a scoprire questa bella realtà della Chiesa diocesana bresciana. E adesso è il momento degli appuntamenti della settimana. Domenica 16 settembre alle ore 18:30 presso la chiesa parrocchiale di Villa Pederniano l'inaugurazione del restaurato organo della chiesa parrocchiale. Il 17 settembre alle ore 18:30 i vicari zonali si incontreranno per il loro appuntamento annuale presso l'eremo di Valle Camonica. Martedì 18 settembre alle ore 18 presso il Salone Vanvitelliano in Palazzo Loggia la presentazione del libro Paolo VI, un santo bresciano, con Massimo Tedeschi e Chiara Montini. Sabato 22 settembre alle ore 18:45 l'appuntamento della festa verso l'alto presso la scuola Madonna della Neve di Adro. Come sempre i nostri servizi li trovate sul nostro giornale online, lavocedelpopolo.it. Continuate anche a seguirci nei social, in Instagram, in YouTube, in Facebook e in Twitter. L'appuntamento per tutti voi è alla prossima settimana con un'altra edizione della Buona Notizia. Grazie di averci seguito.